Come ormai tradizione, Cerignola e Taranto pareggiano 0-0, è la quarta volta consecutiva in Serie C. Al Monterisi finisce senza reti, ma la gara è stata combattuta. Il Cerignola ha spinto di più, il Taranto si è difeso con ordine. Sono mancati i gol, non le emozioni. Ad aprire le danze il Taranto in maglia bianca. Al quinto, destro di Calvano, Barosi si difende in due tempi e blocca la sfera. Al sedicesimo ancora Calvano dal limite dell'area di rigore, cerca l'angolo lontano, pallone di poco fuori. Ventesimo, diagonale di Leonetti, pallone al lato. Alla mezz'ora l'estremo difensore del Taranto con il corpo respinge il colpo di testa da distanza ravvicinata di Leonetti. 34esimo, Allegrini di testa su corner, pallone di poco fuori. Al 38esimo l'occasionissima per i padroni di casa per passare in vantaggio. Il signor Lovison di Padova segna un calcio di rigore ai giallo-blu per un fallo di mani di Miceli in area di rigore. Ma il cuore sul dischetto si fa ipnotizzare da Vannucchi che para e blocca il pallone. 44esimo, D'Andrea da due passi in spaccata ma spedisce alto. Nella ripresa il Taranto cambia modulo, schiera i suoi con il 3-5-2, fuori Fabbro, dentro Fiorani. Al sesto Vannucchi chiude lo specchio della porta a malcuore, prodezza dell'estremo difensore ionico. Poi poco e nulla, al 47esimo Canutè, un tiro dal limite a giro, pallone che termina di pochissimo sul fondo. Fino al 48esimo, quando il nuovo arrivato Vutai di testa impegna severamente Vannucchi, finisce 0-0